Pasquale Mazzocchi. No, Pasquale, perché chi è questo? No, ho detto non tifosi. Ah, i Mazzocchi. Ah, i capelli, sei diventato biondo. Ecco, non t'avevo riconosciuto. Allora Pasqua, io vengo dallo stesso tuo quartiere e sono qui grazie all'associazione Figli in Famiglia Napoli Club Bologna. Per trovare un po' di speranza, mi spieghi tu come hai fatto ad arrivare fin qui? Cioè, come hai agito? Grande Ciro! Come ti chiami? Ciro. Ciao Ciro, buonasera a tutti. Io? Hai fatto una bella domanda. Io inizialmente ero come te, vedevo il Napoli molto in alto e non riuscivo a guardarlo. Così ho cercato di fare le cose passo dopo passo. Ho fatto tanti sacrifici, veramente tanti, e poi alla fine mi sono preso tante soddisfazioni, ma il consiglio che ti posso dare è quello di andare sempre avanti, fare tanti sacrifici e cercare di non mollare alle avversità. Grazie Pasquale, grazie per questa lezione. Pasquale Mazzocchi, torniamo da Pasquale. Ciao Pasquale, ti chiedo come ti stai trovando questi giorni con Mister Conte in tutti questi allenamenti, e poi da tifo, da giocatore napoletano, cosa ti senti di promettere a tutti questi tifosi? Bella, bella. Ma sicuramente stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene. Ai tifosi bisogna promettere una cosa, che alla base di tutto ci deve stare sempre la materia prima, che è lo spirito di sacrificio. In base a quello poi sicuramente le altre cose verranno da sé. Grazie Pasquale. Qual è stata la tua prima emozione quando il Napoli si è interessato a te? Ma sicuramente l'ho detto subito ai miei genitori e sono scoppiati in lacrime. E quella cosa mi ha fatto veramente riflettere tanto, è stata un'emozione incredibile che auguro di riprovare a tutti voi bambini. Ah, grande Pasquale! E per Pasquale, Pasquale, noi già abbiamo parlato prima, tu hai già detto delle tue speranze, dei tuoi sogni di quando eri ragazzino. Però tu che incarni la napoletanità anche in campo, oltre anche a Matteo e a tutti gli altri, perché Matteo ormai è un leader storico, un napoletano acquisito. Un consiglio alla società per coltivare questi ragazzini che come te sognano la maglia del Napoli e creare finalmente questo vivaio dove poter far crescere i tanti ragazzini napoletani che come te sognano questa maglia. Grazie. Ma sicuramente penso che la società ha un progetto per questo e ci sta già pensando. Ovviamente tutto l'ambito napoletano deve cercare di sognare. Nessun bambino mai deve smettere di sognare, perché si può arrivare in alto se lo si vuole. Domenico, per chi è la domanda? Domenico. Generica, buonasera a tutti. Vorrei chiedere se sono consapevoli del fatto che quest'anno, facendo solo il campionato, la possibilità di stare a sedere in panchina aumentano e quelle di giocarsi le proprie carte è necessario. Visto che non si fanno coppe, non si fa niente, ci si allena tutta la settimana e si scende in campo in 11 più 5, quindi magari la concorrenza aiuta e stimola. Grazie e forza Napoli sempre. Sempre. Grazie Domenico, grazie. Pasquale, puoi rispondere tu, cioè se siete tutti consapevoli che ci sono meno partite da giocare perché non ci sono le coppe e quindi ci sarà più concorrenza per guadagnarsi il posto in queste 38 più, speriamo, tot partite di Coppa Italia. Ma sicuramente noi quest'anno dovremo essere una famiglia oltre che una squadra, perché gli obiettivi si conquistano soltanto essendo una famiglia, tutti dobbiamo essere una cosa sola e dobbiamo lottare tutti quanti per un solo obiettivo. Io credo molto in te, ciao Pasquale, io credo molto in te, le chiedo se può chiedere a Conte se può dargli più spazio. Stai chiedendo tu? Sì. Deve chiedere lui, vabbè. No, non devo chiedere, devo andare forte durante gli allenamenti e cercare di convincerlo. Vai, vai. Sempre per Mazzocchi, volevo sapere se dove si trova meglio a giocare. Secondo me, poi dimmi tu, io ti vedrei molto bene in un 4-3-3 esterno
di fascia nei quattro centrocampisti. Secondo me sei un toro in su quella fascia, la mangi. Quattro centrocampisti, 4-3-3. No, 3-4-3, il quarto di centrocampo, l'esterno diciamo. Se secondo me ti troveresti bene lì, tu che dici? Ah, sicuramente è il mio ruolo preferito, però durante la carriera ho fatto molti più ruoli. Nel calcio di oggi bisogna adattarsi quasi in tutti i ruoli. Allora, intanto buonasera e forza Napoli. Buonasera innanzitutto e forza Napoli. Una domanda per Mazzocchi. Mazzocchi, da buon napoletano ho visto tanta motivazione in allenamento. Quanto sei concentrato nel conquistare il posto da titolare quest'anno? No, io sto cercando di dare tutto me stesso, fino all'ultima goccia di sudore, perché per me indossare questa maglia è qualcosa che non potete immaginare. Silver, abbiamo 5 minuti. Ciao Pasquale, vorrei farti una domanda. Allora, io vorrei chiederti se l'emozione è stata più forte quando il Napoli ti ha chiamato oppure quando è nata la tua piccola Clarissa. Esagerato. Sono due emozioni imparagonabili, però ti dico che quando è nata la mia piccolina è stata un'emozione incredibile. Bella domanda però. Ad oggi chi vedono come favorite? A me. Campionato. Certo. Le favorite per secondo voi chi sono? Pasquale. Ah, ci sono tante squadre, ma noi non ci dobbiamo sentire inferiore a nessuno. Grandi nessuno. Favoriti, che buono, che siamo noi.